Miss Italia Trans 2012 sbarca a Napoli, siamo a Mugnano e siamo con Loredana Rossi, presidente di ATN, Associazione Trans Napoli. Cosa significa questo evento a Napoli per il movimento trans qui a Napoli? L'ATN oggi partecipa a questa kermesse per la prima volta qui a Napoli e per noi è un onore e un piacere, perché finalmente si dà ancora più visibilità alle persone transessuali. Io ho denunciato nel mese di luglio di quest'anno 50 aggressioni, ormai si dava la caccia al femminile, 50 motorini con due ragazze a ogni motorino scendevano, le picchiavano, le imbrattavano di vernice. Fortunatamente adesso, diciamo, si sta un po' attenuando, anche perché adesso abbiamo un sindaco in questo paese che finalmente è vicino anche ai più deboli. Dobbiamo avere pari dignità, pari diritti come tutti i cittadini italiani, quindi noi, almeno per il movimento trans, riguarda proprio il lavoro che gli è negato, ecco perché molte persone transessuali li trovano in strada. Siamo con Stefania Zambrano, organizzatrice di Miss Trans Italia Over 40. Perché la scelta di Napoli? Perché qui a Napoli questo evento? Perché la scelta qui a Napoli? Perché io sono una napoletana. Ogni anno ci spostiamo città. Quest'anno io che sono napoletana, ci sono tante napoletane, un po' diciamo anzianotte, non offendendole, lo facciamo qui. Come mai è nato questo concorso? Questo concorso è nato... Tante amiche mie trans, che io sono una veterinaria delle passerelle, si trovavano a venirmi a vedere, ma come mai tu sì e io no, che ho i miei quarantenne? Sentendo una persona, sentendo due persone, è nato questo Miss Italia Trans Over 40. Questa manifestazione che si darà stasera è per Antonio De Filippi, la buonanima di Coccinella, una transessuale che ha combattuto tantissimo per noi, e ringraziamo a lei che oggi stiamo qui. Cosa hai provato quando... sei stata eletta Miss Campania, Miss Trans Campania? Un'emozione bellissima, un'emozione favolosa. Siamo con Valeria, Miss Trans Campania 2008, Miss Trans Sud America, Miss Trans Italia, secondo posto. Cosa significa e cosa si prova ad essere la prima tra le prime? Allora, dove ho partecipato? Sono arrivata prima perché hanno guardato la bellezza, la sobrietà, e la bellezza trionfa sempre, o quella chirurgica oppure quella naturale, e quindi regnerà sempre. Qui a Napoli è una manifestazione giusto per fare aprire un po' più le porte a noi trans di Napoli, che le porte qua sono un po' chiuse nei nostri confronti, mentre al nord è un po' più diverso. Quindi questa manifestazione donerà tanto alla nostra città, perché noi abbiamo tanto ad offrire. Siamo con Regina, organizzatrice di Miss Trans Italia, che con questa edizione compie 20 anni, l'evento compie il suo ventennale. Cosa significa? Qual è il bilancio dopo questi 20 anni? Allora, quest'anno questo è un concorso, ovviamente, che è un'altra schiera, appartiene alle ragazze che superano dai 40 ai 50 anni. Il concorso nazionale di Miss Trans nasce proprio per affrontare quello che è la tematica legata al mondo transessuale. 20 anni è nato per gioco, una ragazza di Benevento, Avellino, non ricordo bene, partecipò a una selezione regionale di Miss Italia, fu esclusa in quanto transessuale e nacque dunque nel 92 la protesta da parte delle transessuali e si fece questa iniziativa. È durata 20 anni, qualcosa è cambiato, la legge regionale per quanto ci riguarda sicuramente in Toscana ha fatto parecchio, abbiamo un consultore, abbiamo la possibilità comunque di fare e dare voce ai nostri diritti. Ma guarda, in Italia c'è molto molto da lavorare, diciamo che in Europa qualcosa si è fatto, vedere la Spagna sono i diritti civili che sono, mettono anche di quello che è l'identità di genere all'interno di quelli che sono gli ordinamenti. L'Italia è indietro per certi versi ed è quasi incredibile come alcune regioni come la Toscana possono fare determinate cose e altre regioni sono completamente all'oscuro, vedi la Calabria, vedi la Sicilia e quant'altro, addirittura nel nord. Alcune non hanno nello statuto, nel regolamento all'interno del loro statuto regionale neanche il diritto di identità di genere. Siamo con Stefania, aspirante Miss Trans Campania. Cosa si prova
in questi minuti prima di salire sul palco? Quali sono le emozioni? Allora, questo non è il mio primo concorso, io l'ho fatto già da piccola e già ho vinto due volte il Miss Portamento. Stare qui stasera è una bellissima emozione, però al di là di questo io voglio precisare che questo, al di là di un concorso di transessuali, è anche un modo per i nostri diritti, che noi siamo delle persone, non siamo persone anormali, ma siamo persone come voi.